Oggi uno snack tag. Ciao a tutti! E benvenuti alla nostra cucina virtuale. In questo periodo di grande caldo cucino un po' meno e vi facciamo qualche tag in più. Tag inventato da me medesima, come direbbe Catarella. Un tag made in due cuori una K. Sì, sì, un tag made in due cuori una K e non voleva essere... Perché copiate gli altri? Noi non copiamo, copiamo nessuno, tutti gli altri copiano noi. E non poteva essere che uno snack tag, il tag di due corna. Brava, e quindi Gabriele non conosce le domande e ciò apporterà una nota di larità a tutto il contesto. Pensi che saprò anche rispondere? Vedremo. Ora, prima rispondi, io rispondo, cioè rispondi tu e poi rispondo io, sono un po' di domande. Prima domanda, il ricordo più bello legato ad uno snack? Io che guardo la televisione, un film di Bud Spencer mentre mangio i baiocchi. Lui era molto legato a Bud Spencer, un po' il figlio di Bud Spencer lui. Allora, va bene, ti è piaciuta come risposta? Sì, è molto Gabriele. Allora, io invece ricordo più bello relativo a uno snack di cui non conosco il nome, è relativo a una merendina. Dovete sapere che mio padre, quando abitavamo a Messina, quindi io avevo 4 anni, 3 anni e me lo ricordo ancora, la sera andava a pescare o andava a giocare a carte con gli amici al circo ufficiali e lui quando usciva poi la notte tornava, la notte potevano essere le 10, tornava, io già dormivo, mi svegliava e mi portava una merendina che era sempre quella, era una merendina a forma di rollino lungo ricoperto di cioccolato e io o lo mangiavo di notte assieme a lui che si sedeva sul letto, mi chiedeva come è andata la serata, oppure lo mangiavo l'indomani mattina, ma io aspettavo quasi mio padre che tornasse sempre con quel rollino al cioccolato. Bravo, un bellissimo ricordo, bravo. Bellissimo, bellissimo. Mi accompagnerà sempre. Andiamo avanti. Adesso, lo snack di cui non sei mai sazio. Quello che mangi e continueresti a mangiare se ce ne fosse una confezione. I saccottini, di... Star Wars. Io sono figlio delle merendine anni 80. I saccottini, il cioccolato. Invece il mio snack di cui veramente non sono mai paga, anche quando sono sazia, se ne ho ancora davanti continuo a mangiarli, i Mikado al cioccolato. Bravo, fondente. Bella mossa. Ma anche quelli. I Mikado al cioccolato fondente sono veramente difficili da... Le sigarette di cioccolato. Come dice Enzo, le sigarette di cioccolato. La mascotte più amata dei tuoi snack? La mascotte più amata... L'ovetto Kinder. Ah, proprio lui, l'ovetto. Proprio lui, l'ovetto col cappellino. Mettiamo la foto di me che abbraccio l'ovetto. L'ho tradito con l'ovetto, ragazzi. E invece la mia mascotte sono due e sono Biancorì e Cioccorì, gli orsetti della Motta che erano della pubblicità appunto degli snack che erano una la fanno ancora, li rifanno, prima li avevano sospesi per un lungo periodo. Il Biancorì e il Cioccorì erano la mia merenda scolastica insieme al paninetto al latte, io portavo un paninetto al latte e il Biancorì che era il mio preferito. Ma tagliavi il panino al latte e ce lo mettevi No, io mangiavo il Cioccorì e il Biancorì in una maniera atroce. No, non lo vogliamo, non lo vogliamo sapere. Quindi, o forse lo vogliamo sapere. No, lo vogliamo sapere ora. Leccavo tutto il cioccolato sopra, arrivavo a riso soffiato e poi mangiavo quello. Era una cosa disgustosa. Ma che schifo. Lo ciucciavo. Buonissimo. Comunque mi ricordo che quando uscì di produzione non fui dispiaciuta perché non c'era più il cioccolato, ma perché non vedevo più Biancorì e Cioccorì. Ho capito. Tra l'altro io avevo pure gli orsacchiotti perché la Motta fece un concorso a punti e potevi ritirare l'orsacchiotto Biancorì e Cioccorì, fantastici. La mascotte più antipatica che ti stava proprio qua degli snack. La mascotte più antipatica? Sì, io ne ho. Quello di dello snack Lion, quello là, cos'è, il caramello? Leone. Sì, la barretta al caramello. Che cretino, è vero, anche allora, mi stava proprio sulla barretta. Invece a me quelli che stavano antipatici era la banda della Girella. Il bambino, quello con le piume da toro seduto, quello rosso col faccione grosso. Ah, sì, ho capito. Era una squadra di bambini che combatteva contro il tizio che si voleva rubare la Girella. Io tifavo per lui, perché i bambini mi stavano troppo antipatici. Allora, la merenda perfetta, qual è la tua merendina perfetta? La mia merendina perfetta. Quella che non sbagli mai. E la mia è la paradiso.
È vero, buona anche. La Kinder Paradiso. La tua? Sì. Non è vero, non mangi mai, la mangiamo sempre noi due. Mm. Però, a dire il vero, la merenda perfetta per me è quella che mi appaga tutti i sensi e mi riconcilia col mondo e che mi tenta tre volte tanto è la Fiesta. La Fiesta, da sempre, la Fiesta. Posso rettificare la mia domanda? Sì. La Kinder Delice. La Delice è anche buona, per me è troppo cioccolatosa, però la Fiesta è un must, perché concilia il gusto della merendina con un gusto più adulto, è calda e fresca, è buona, mazza, mi sta venendo voglia di Fiesta. Passiamo alla prossima domanda. Il tuo snack salato preferito? Il mio snack salato? Oh, voi rispondete, vogliamo sapere. I crackers. Anche per me i crackers. Ma chi ti crede? Mi vuole crackers, giuro. Ma non li mangi mai. Ma non ci sono, ma... Non li compro mai. Per me i crackers. Anche a te i crackers. Sì. Mio figlio e mio marito mangeranno crackers altrove, perché io crackers non ne compro mai. Cioè, sono un alimento che detesto sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista... Crackers, vogliamo i crackers, dillo. Benissimo, i miei sono i più banali ma sempre attuali Fonzies. Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Ma quanto sono buoni Fonzies, senso? Tanto! Yeah. Ma a te non piacciono le Puff, quelle da tonde? Le Puff mi piacciono, ma i Fonzies mi piacciono di più. Benissimo. E sono anche più carini, perché se comprate i sacchettini monodose, un pacchettino è quanto uno snack normale come calorie e ve lo potete mangiare senza cadere in un peccato mortale. Sono circa 118 calorie a pacchettino. Se può fa, viva i Fonzies! Certo, fanno malissimo da tutti gli altri punti di vista, ma sono buonissimi. Poi, lo snack della tua adolescenza. Lo snack? I baiocchi, già l'ho detto. No, quella era la... Bene, della mia adolescenza, il Kit Kat. Come si chiama? Il Kit Kat, ecco. Perché uscivo dalla piscina, mangiavo un toast, questo come si chiama? Kit Kat. Però il toast col Kit Kat si poteva fare. Allora, invece lo snack della mia infanzia, e ricordo anche un determinato momento della mia vita, Palermo, 12-13 anni, usciti dagli allenamenti di pallavolo da scuola, mitica scuola Giovanni Verga di Palermo, scuola media, ciao Giovanni Verga, ciao a tutti coloro che vengono da là, vicino alla cattedrale, perché io abitavo là. Bene. Ricordo che passavamo, usciti dal vicolo, passavamo davanti a un chioschetto, il mio snack era quello che oggi si chiama Twix, che in realtà una volta non si chiamava Twix, cari ragazzi, ma si chiamava Rider, i due biscotti ricoperti di cioccolato caramello. Sì, e quando uscì, all'epoca era proprio nuovo, fresco qui in Italia, si chiamava Rider ed era buonissimo. Bene. E quanti ne ho mangiati, ragazzi. Bene. Bello, mi ricordo proprio camminare in via Vittorio Emanuele col Rider, buono, e cioè, compravo prima il Rider e poi cioè all'edicola subito. No, io insieme al Kit Kat compravo Playboy. Lo snack più schifoso che proprio non riuscite a mangiare perché ogni volta che lo avete davanti, Il flauto della Mulino Bianco. Ah, tu merendina? Sì. Invece il mio non è uno... Non lo so, io vado molto di merendine. Invece il mio non è un... Ma perché non suona? Cioè, mi arrabbio perché non suona, quindi per me non va. Ma noi ce ne abbiamo uno che suona. Va bene. Invece il mio, che non è di per sé uno snack che io odio, a me piacciono pure un sacco, però non lo mangio in quel posto, sono le arachidi al bar quando ti danno l'aperitivo, perché so che sono maneggiate da tutti. E quando ad andar bene le colombe non hanno pasteggiato nella vaschetta, se è un bar all'aperto. Sì, perché raga, diciamo la verità, è il ricettacolo di germi più assurdo della storia dell'umanità, la vaschetta delle arachidi durante gli aperitivi. Perché non
non è che la gente poi li piglia col cucchiaino. No, io vedo cose tipo voi pensate che lavino le scodelle a ogni passaggio? No, no, ragazzi, la riempiono e basta, e tutto quello che c'è dentro è gratis. Inventa il tuo snack preferito. Ma il mio è fantastico. Allora, il mio snack preferito. Lo facciamo poi su due quelle una cassa? Sì, sì, ti spiego come fare il mio snack. Allora, e poi voi ci dite quale volete che facciamo per prima. Il mio snack preferito. Allora, base wafer. Strato di Nutella, crema alla nocciola. Altro strato di wafer. E panna montata. Ma wafer o waffle? Wafer. Quello dei biscotti. No, waffle anzi. Ma waffle tu. I waffle, quindi vabbè, che cosa hai inventato? Il waffle alla Nutella, lo fanno tutti. Allora, ricapitoliamo. Allora, il mio snack preferito è... Sì, ma questo lascialo. Il mio snack che... cioè, uno snack dei tuoi sogni. Allora... Non ha sogni, questo ragazzo non sogna. Benissimo, allora, dovrebbe essere così. Tu fai in mente il tuo prima. Allora, il mio snack preferito sarebbe... Avete presente i bastoncini, i salatini, quelli lunghi, gli stick? Come si chiama? Stick, no? No, non lo so. Quelli alla cameo venduti con i granelli di sale. Perfetto, prendete quello, immergetelo nel burro d'arachidi e tiratelo fuori e scrollatelo tantissimo, quindi immergetelo nel cioccolato fondente e create una sorta di Mikado dolce salata con burro di arachidi e cioccolato fondente e quei granelli di sale. Io metterei anche qualche granello di sale fuori nel cioccolato. Il mio snack, guarda l'acquolina, il mio snack sarebbe perfetto. Non lo inventate perché voglio il copyright. Veramente, è veramente. Prestissimo, se vi va li facciamo sul due con una cappa. Allora, fatecelo sapere. Mi è venuto in mente base pan di Spagna. Base pan di Spagna. Poi una crema al cioccolato. Ok. Poi arrotolato, tagliato a tocchetti. Poi preso e la parte di sotto è messa nel cioccolato fuso. Ah, ecco perché mi stai antipatico, facevi parte della banda della Girella. Va bene, sì, tu non hai snack, perché tu mangi così, quello che trovi, non sogni di altro. Io mangio quello che trovo, ora come ora se trovassi una schietta di noccioline... Va bene. La pubblicità degli snack più assurda che ricordi, la devi recitare? Aspetta, non me la ricordo. Vado io? Aspetta che me la devo ricordare. Ah dai, ce n'è una, ce ne sono due, però una la faccio io e l'altra sicuramente se la ricorderà lui dopo che mi recito questa. Allora, pizzette Catarì, quando ho fame me la fate passare, quando non ho fame me la fate venire, pizzette Catarì. Uno snack atroce, faceva schifo, ma sto scemo delle pizzette catarine. Chissà che fine ha fatto, gli sarà arrivata una pizzetta qua e non c'è più. Quindi era assurda questa pubblicità, io mi ricordo che ero piccola, ero bambina e pensavo ma quanto è deficiente sto qua, e però ancora me lo ricordo, quindi ha funzionato. Allora, quella della Girella non la posso citare, no. Io ne ho un'altra. Io ho quella di Girella. Posso farla anche l'altra? Io non me lo vado urrà. Io non me lo vado urrà! Urrà! Delle demenzialità talmente dementi che ti scolpiscono il cervello. Non ne hai? A me già me ne è venuta un'altra. Che questa ha segnato veramente la mia vita. Qual è? Cucciolone, 10 morsi, 10? In quanti hanno contato i morsi del cucciolone? Io ho provato a mangiarne 10, ma si può fare. Si può fare, ma ne vengono di più a me. No, si può fare. 10 morsi, a te ancora non te ne è venuta manco una. A me quella di Ferrero Rocher. Qual è? La signora che vuole Ferrero Rocher. Ma secondo me Ambrogio non ha ben capito. Ambrogio, non devi abbassare lo sportellino. Guys, che fine ha fatto Ambrogio. Sarà secco. Bene, questa qua poi era assurda, vero? Era assurdissima. La signora. Anche i signori vogliono un balzen. Vero, il signore vuole. Quello col vassoio. Che era cosa da prendere quel vassoio e impiegarlo. Anche la signora vuole un balzen. Vabbè.
Vero, vero. È che tu veramente sei un televisore vivente. Era una bambina anni 80 che stava molto davanti alla TV. Me la ricordo. Associa uno snack all'altro. Associami uno snack. Ti devo associare uno snack? Eh? Sì. E io ti do quello di Kinder. Una Kinder Paradiso. Amore. Perché sei soffice, ti piace il bianco che è il tuo colore preferito, e sei tutta spumosa, morbidosa e ti piace stare al fresco. Al fresco, non in galera. Speriamo di no. Invece tu sei un Mars. Un Mars. Perché sei bello compatto, grande, alto, non fraintendiamo alto in... Sì, alto. Alto, però poi dopo il morso fa lo sbaffo di caramello che esce fuori, che è la sua simpatica camicia che ogni volta esce ma fuori. Ma no, non è vero, non dire questo. Jeans, specialmente da dietro, lui è sempre sbragato e quindi è un Mars, perché è bello compatto, però appena lo mordi, cioè appena prendi un po' di confidenza, sbraga. Va bene, ok. Però è buonissimo. Però è buonissimo. Brava, brava, l'importante è che non ti fa poi venire lo stimolo di andare in bagno. No, mai, non mi è mai successo. Bravissima, bene, quindi se questo tag vi è piaciuto, rifatelo, noi non brava. Tagliamo nessuno, ma voi rispondete alle nostre domande qua sotto tra i commenti. Sì. E vedremo se il vostro immaginario snackifero coincide con il nostro. Fateci sapere se qualcuno di voi si rivede in un calippo. Fateci sapere, siamo curiosi di saperlo. E va quindi, bene, e naturalmente, buona estate a tutti quanti. Continuate a stare con noi e noi ci rivediamo sempre qui. Sulle vostre tavole. Ciao!